Amici di YouTube, che ve lo dico a fare, che ve lo dico a fare, guardate che c'ho, guardate che cosa ho fatto. Allora, io tempo fa avevo comprato un caschetto di quelli lì per andare sullo skate dal Decathlon, l'ho comprato e poi l'ho lasciato lì senza pensarci, dico vabbè tanto non ci faccio niente sullo skate, non ci andrò mai perché non c'ho tempo, dico vabbè ci vado sul windsurf. Perché tanto comunque è plastificato, cioè è impermeabile e niente, non c'ho tempo nemmeno di andare sul windsurf, l'avevo lasciato lì, nell'oblio, l'avevo dimenticato. Questi giorni indietro invece l'ho ripreso e dico adesso sapete che cosa ci faccio? Guardate che ci ho fatto. Ta-da! Oh, mannaggia che mi sono inventato! Allora, ci ho applicato un a parte l'adesivo della GoPro, poi ci ho applicato un supporto per la GoPro e un supporto per la mia Kodak. Allora, quindi la Kodak, questa qua, la metterò qui, che questa fa anche 360 gradi, quindi posso metterlo così e si può vedere il 360 gradi. E dietro ci metterò la mia GoPro. Oh, adesso ce l'ho con lo scafandrino. Eccola qua. Vabbè, la GoPro, insomma, la conoscerete, no? Questa qua. La metto una qua e la colo qui davanti e poi mi metto il caschetto e faccio il reporter. Quindi grandi novità, quindi fate in tempo ancora a iscrivervi, iscrivetevi perché ci saranno delle grandi novità e le vedrete tutti da qui, da questa parte qua. Vabbè, adesso vi saluto perché devo escogitare un'altra cosetta. Comunque guardate che è iatissimo, fatelo anche voi, perché è fortissimo, è semplice, costerà in tutto sarà 10 euro di spesa. Ciao!